cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us, to be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in you, I know that is in you. Dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye, Virginia. Goodbye, Virginia. Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo vlog. In questi giorni mi sono presa un attimo per fermarmi, perché con tutti i vlog fatti per la ristrutturazione, il video del bagno, il video del compleanno che era proprio imminente al termine dei lavori, e quindi ho continuato nonostante la stanchezza a filmare. Mi sono fermata un attimino, tanto avevo comunque dei video in più da pubblicarvi, e quindi non ci siamo più viste, o meno io non ho girato più nulla. Mi avete riempita di auguri, vi è piaciuto tanto anche il video della festa tema Harry Potter, vi ringrazio anche qui, anche in video, e sto cercando di rispondervi a tutte, insomma, per ringraziarvi personalmente in direct. E anche qui sotto nei commenti cioè qui nel video del compleanno nei commenti. Detto questo, ragazze, ho passato una serata ieri terribile, terribile, perché Alessandra non si è sentita bene, non ha digerito, e quindi è stato tremendo. Per fortuna c'era anche Riccardo che mi ha, insomma, dato una grossa mano tra scendere, salire, lavatrici, non lavatrici. Praticamente Ale ha rimesso tutta la cena, ragazze, e quindi immaginate, io ero lì ad addormentarla vicino a lei. A un certo punto, niente, è esplosa in tutti i sensi la situazione. Quindi insomma mi sono alzata, poi era già tardi perché comunque erano tipo le 11 meno un quarto, una cosa del genere. E quindi niente, ci siamo subito, sono corsa appunto a lavare, per fortuna lì in camera c'è la vasca, mi sono messa a togliere il grosso e poi a portare tutto giù. Riccardo ha portato tutto giù in lavatrice, l'ha fatta già partire, e niente, adesso la situazione si è risolta, nel senso che subito ho detto oddio, un'influenza intestinale, invece no, oggi sta benissimo, quindi è proprio solo un'indigestione. Una cattiva digestione, non saprei sinceramente, però è stata tosta perché era tutto devastato, il suo peluche preferito, il copriletto, il piumone, il lenzuolo, il cuscino, abbiamo dovuto addirittura lavare tutto il cuscino perché ha passato la federa, insomma un disastro. Ovviamente anche lei era sporca, quindi le ho fatto subito anche la doccia. E capelli inclusi, quindi hai capelli lunghi, quindi insomma abbiamo finito a mezzanotte e mezza, ragazze, dalle 11 meno 10 a mezzanotte e mezza avevamo finito di pulire tutto, compresa lei, di farle la doccina, capelli e tutto quanto. Quindi ero devastata anch'io, io ero pulita grazie a Dio, però stamattina avevo proprio bisogno di una doccia. Infatti stamattina, ieri sono crollata dalla stanchezza, stamattina mi sono fatta una bella doccia perché è stato veramente devastante, ce n'è sempre una che vogliamo fare, sono cose che possono succedere, per fortuna incrociamo le dita che sia solo un'indigestione, ma così pare, perché oggi è tranquilla, a pranzo gli ho fatto un po' di pasta in bianco, cose tranquille, sta mangiando pochino, senza esagerare, per sicurezza, perché ora ho il terrore. Comunque, detto questo, niente, questo è quanto, insomma, in queste giornate ci siamo goduti la famiglia, cose burocratiche da fare, niente di eclatante da raccontarvi, se non appunto questa serata devastante di ieri, che comunque dopo una bella giornata rilassante non ci voleva. Che altro?
Niente, ieri mi è arrivato un pacco che speravo di girare il video ieri, ma abbiamo notato che mancava una parte, quindi adesso ho contattato l'azienda, gliel'ho fatto presente in maniera tale che però prima di lunedì mi sa che non mi risponderanno perché non ci sono e mi manca un pezzo. E quindi niente, ve lo farò poi più avanti. E basta, oggi c'è un po' di sole, anche se le previsioni in realtà dicono che verrà di nuovo brutto. Anche ieri mattina c'era sole, poi pomeriggio, boh, ha iniziato di nuovo a piovere, niente, queste sono giornate un po' pazze ed è così, un po' sole, poi diluvia, boh, un mix di cose. Ho messo la felpona, quella di Bugs Bunny, perché mi andava proprio di indossarla, ho su tipo dei leggings neri con le mie ciabattine e poi su ho messo questa dopo la doccia stamattina, volevo indossarla, mi piace veramente tanto sia per uscire che per casa, mi piace tantissimo, quindi penso che la metterò spesso e basta, ho fatto un ciclo veloce di sciacquo con la lavatrice, il programma più breve perché sennò ho messo i panni colore e tutto quanto e ora la uso un pochettino. Mamma mia, che parlantina ragazze, però mi siete mancate in questi giorni, mi sono fermata un po', però mi siete mancate, mi mancate sempre, ogni volta che mi fermo poi mi mancate. Mi è venuta voglia di un caffè e in più devo controllare se la lavatrice ha finito perché ho fatto una seconda lavatrice, perché le cose, appunto, ecco, ancora 27 minuti, rendetevi conto. 27 minuti. Adesso chiudo anche qua perché ho lasciato aperto per far asciugare bene il bagno. Ho già pulito la doccia perché mi sono fatta la doccia. E sì, ancora 27 minuti perché ho utilizzato anche per il lavaggio di ieri sera il programma quello anti-allergy con igiene vapore, proprio per vedete qua ho tutte le cosine che devo portare su, c'è il cuscino che è pulito e tutte le lenzuoline, il pigiama di Ale e poi c'è la seconda tranche dove c'è il piumone, quello di Frozen e la coperta dei miei contro te, insomma tutte le cose che erano un pochino meno sporche le abbiamo fatte nel ciclo dopo. Mi hanno dato priorità a quelle perché erano. Time, I'll be here when you want me.
had to show it. But all I see is fear. I'm doing this all year. It's not working. Ragazze, non c'è cosa più bella di casetta bella, pulita, che profuma di pulito. E ho già preparato questa candela qua, che mi aveva regalato mia mamma, che voglio portare su. Così inizio anche a editarvi questo video, mentre aspetto che Ale si sveglia, mi coccolo un po'. Che bello questo film! Oh, il ciondolo! Anch'io vorrei avere. Ok, ragazze, sono sopravvissuta a questo film che puntualmente nel finale mi fa commuovere. Tata Matilda 2, il grande botto. Se non l'avete mai visto, guardatelo, ma non è recentissimo, è di qualche anno fa, che qualcosa di più. Noi abbiamo visto sia l'1 che il 2, Ale fissatissima, un po' come anche Matilda 6 mitica. È una roba, sono i suoi film preferiti. Però questo qua, il 2, mamma mia, c'è questo finale che è commovente. Commovente. Comunque, io mi sto struccando, adesso vado a mettere a nannale, probabilmente mi addormenterò pure io, aspettate che fa un po' di riverbero di luce. Scusate, non so perché, non so se ero solo io a vederlo, se lo vedevate anche voi, ma per evitare di sparaflesciarvi ho spento un attimo. Comunque, niente. Dicevo che vado a nanna, metto alla nanna, poi probabilmente monterò, poi finirò di montare questo video, poi crollerò pure io. Oggi è stata una giornata, devo dire, bella produttiva, nel senso che comunque anche quando Ale ha dormito, io sono riuscita comunque a fare un bel po' di pulizie, qualcosa ve l'ho filmato, qualcosa no, perché poi mi perdevo e quindi non sempre riuscivo a ricordarmi di accendere la fotocamera. Domani sveglia un pochino prima, perché vorrei, principalmente un'idea mia, lo ammetto, andare a messa, perché vorrei, ero molto indecisa se parlarvi di questo, vi dico la verità, perché comunque ognuno ha le proprie vedute, ognuno ha la propria religione, quindi non volevo aprire un vaso di Pandora che non ho voglia di aprire. Era semplicemente per condividere, ecco, quello che
farò, anche perché anche domani ho intenzione di vloggare, quindi comunque ve ne sareste accorte. Vorrei avvicinarmi un po' di più a Gesù. Mi sono imbattuta in un film sulla storia di Gesù su YouTube, tra l'altro. C'è cioè, un film bellissimo che mi ha colpita. Non che non conoscessi la storia di Gesù e tutto quanto, però non lo so, sento il bisogno di riavvicinarmi, perché per una serie di motivi, forse un po' di ingiustizie viste nella mia vita, non solo, cioè non a me principalmente, ma proprio in generale, no? Tante cose brutte che uno sente, che uno vede, ed è come se in cuor mio io avessi detto, ma se c'è tanto, tante cose così brutte, no? A questo mondo. Non lo so, ho smesso un po' di crederci, vi dico la verità. Un po' di cose vissute nella mia vita, un po' di cose viste nella vita altrui, notizie e quant'altro, mi hanno fatto un po' allontanare. Però è sbagliato perché, vi dico la verità, nonostante tutto, io ogni tanto sono sempre entrata in chiesa, anche quando andiamo in paese a fare una passeggiata, ogni tanto mi viene la cosa di dire entriamo, oppure se sono da sola prendo e entro senza aspettare la compagnia di nessuno. E quando ci entro sento come se il mio cuore da pesante, magari per una serie di pensieri, problemi, quelli che tutti abbiamo, io mi sento il cuore più leggero, non lo so, cioè come se fluttuasse. E dimentico che magari proprio quella sensazione di pace arriva proprio dall'alto per dirmi non smettere di crederci, non smettere di crederci, punto. E quindi ho sempre voluto un po' avvicinarmi. E sono sempre stata un po' frenata, sempre per una serie di motivi, una serie di cose da fare, pensieri, eccetera. E quindi ho deciso di tornare ad avere fede, nonostante io abbia un caratteraccio e sia una che se non vede non crede, ma devo, ne sento che lo devo fare, non so spiegarvelo. E con questo ripeto, non voglio aprire un vaso di Pandora, so che ognuno di voi ha le proprie vedute, i propri pensieri, i propri credi, i propri credo, ma io farò così, anche per riavvicinare un po' i bimbi, perché comunque specie Fede che fa già catechismo, vorrei anche perché in certe situazioni vabbè, adesso non voglio divagare, non voglio divagare perché sennò questo vlog non finisce più. Però era giusto per rendervi partecipi, perché sapete che cerco nei limiti del possibile di essere vera e quindi mi andava di accennarvi a questa cosa, ma non è che ci entrerò spesso in questo discorso, era solo per coinvolgervi in questa cosa perché è una cosa che mi rende felice. E quindi a volte ci saranno i bimbi, a volte ci sarà Riccardo, a volte ci saremo tutti e a volte nessuno avrà voglia, ma ci andrò io. Io lo devo fare, sento che lo devo fare. Detto questo, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Vi voglio bene. Ciao!